Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. C'è un gioco vecchiotto che amate e di cui siete tuttora innamorati? Scrivetemelo qua sotto in caso, che sono curioso dei vostri gusti e soprattutto voglio sapere se aspettate il remake. Ad ogni modo, oggi vedremo quei videogiochi che hanno ricevuto un remake. I migliori, a parere mio ovviamente, alcuni non proprio fedeli all'opera originale, ma, se posso permettermi, lo hanno addirittura migliorato secondo alcuni aspetti e il titolo originale è stato approfondito in modo decisivo, non solo a livello di trama ma anche a livello di lore, secondo me. Altri ancora hanno avuto un restyling grafico della Madonna o aggiunte ad esempio spade, armature o skin. Detto questo però non vorrei perdermi in chiacchiere e andiamo a vedere i 10 remake migliori di sempre. Forse uno dei remake che ho atteso di più, la trilogia di Spyro. Non mi ha deluso, attenzione, perché se si trova in questa top significa che mi è piaciuto. A livello tecnico l'ho reputata anche migliore in confronto a quella di Crash Bandicoot, con una fluidità incredibile, il comparto tecnico sistemato in tutto, addirittura il doppiaggio italiano ha quel non so cosa di migliore, però lo senti, insomma. Dopo 20 anni dal primo Spyro non avrei mai immaginato di riavere queste tre perle con una grafica incantevole, incalzante per la storia e che si racconta alla perfezione. Poi il level design era già mostruoso, ma fatto in questa maniera mi ha stupito. Da bambino non potevo mai immaginare che si arrivasse alla PlayStation 4, figuriamoci a riavere uno dei miei giochi preferiti di quando ero piccolo, insomma uno dei miei beniamini. Diciamo che questo tuffo nel passato mi ha reso molto felice. Questo è quello a cui sono legato di più sentimentalmente, ma anche colui che negli ultimi anni mi ha fatto sognare gli altri remake per quanto riguarda il mondo di PlayStation 1, Medieval. Non pensavo che qualcuno lo riportasse in vita, in assoluto uno dei miei videogiochi preferiti nella prima console Sony, grazie ai suoi toni adulti e alle ambientazioni gotiche dark fantasy che si sposano alla perfezione con la trama, condito tutto da una grande demenzialità. Sono consapevole di qualche difetto per il lato tecnico come il doppiaggio, ma non ci posso fare nulla, lo trovo troppo simpatico. La fatina, o il fetto se preferite che parla in romano, pensate che anche nel fumetto della battaglia di Gallowmuir, uscito a marzo mi sembra in Italia, parla nella stessa maniera. Io non ho avuto difficoltà a leggerlo, ma perché sono romano. Poi voi se lo prenderete, non so dirvelo. Comunque sia, Medieval si trova in questa classifica non tanto per lato tecnico, ma per importanza. Il riportare in vita un videogioco del genere significa che, prima o poi, anche altri signori conosciuti poco quanto Sir Daniel potrebbero fare ritorno. Pokémon Heart Gold e Soul Silver remake di versione oro e argento assieme bianco e nero e perle e diamante vengono considerati i migliori videogiochi dalla community Pokémon. Sarò onesto, non ho giocato quelli per Switch, ma non penso che sia possibile superare questi gioconi. Il remake di oro e argento aveva, oltre alla grafica migliore, tantissime aggiunte in confronto all'originale, come le catture di nuovi leggendari a fine gioco, le squadre di determinati allenatori cambiate o eventi come quello di Celebi e Arceus. Uno dei Zelda più strani, il remake di un classicone gestito veramente bene artisticamente dal punto di vista del gameplay, il tutto condito da nuove aggiunte introdotte in maniera efficace, ma senza alterare l'esperienza originale. Unica pecca fastidiosa di Link's Awakening è stato il framerate. Veramente, capisco i limiti della console, ragazzi, ma alle volte è più fastidioso di quello di Hyrule Warriors. Ma lì ci sono tanti elementi a schermo, credo che sia anche normale. Beh, si è deciso di optare, anziché per una Switch Pro, ad una Switch con a pannello OLED, che sono i migliori, ricordiamoci, i migliori schermi che si possono trovare sul mercato per qualità-prezzo, però avrei puntato più su maggiori prestazioni della console, e Link's Awakening sicuramente sarebbe girato molto meglio su una Switch Pro piuttosto che su una OLED. Ma come Chroma, ci piazzi CTR e non Crash Bandicoot Insane Trilogy? Assolutamente sì. Possono non piacervi i giochi di guida, ragazzi, che siano a tinte simulative, come Gran Turismo, volutamente esagerati come Burnout, o addirittura cartuneschi, e demenziali come questo, o
per dire Mario Kart. Eppure non si può dire che Crash Nitro-Fueled non sia uno dei migliori remake. Il videogioco è stato ricostruito da zero, rimanendo fedele al sistema di guida originale, power-up e personaggi compresi. Dal lato tecnico, nulla da dire. Se poi contiamo addirittura i continui aggiornamenti di gioco e le nuove modalità, con tanto di piste, personaggi e pass sfide gratis, è tutto così completo. Remake perfetto. Mamma mia signori, DuckTales, oltre che come serie, mi ha accompagnato durante l'infanzia anche come videogioco. L'originale l'ho giocato molte volte su NES, grazie anche ad un amico di famiglia che ci prestava proprio la console. Tuttavia il remake è stato di un'altra pasta. Giocato l'agosto del 2013 su PlayStation 3, DuckTales Remastered, titolo veramente sbagliato visto che non è una remastered ma il rifacimento dell'intero gioco con nuovi livelli, animazioni e grafiche, nemici rinnovati e addirittura boss con intelligenza artificiale decisamente migliorata. Questo è un vero e proprio remake, infatti non ho mai capito quel remastered dopo il titolo del gioco. Comunque sia, ricordo tantissimo quanto fui felice appena scaricai l'intero titolo sulla mia PS3. Il remake del primo Ratchet & Clank è assolutamente un ottimo gioco. Il ritorno dell'Ombax dopo alcuni degli ultimi capitoli su PS3, abbastanza meh, diciamocelo, ci voleva. Fatto in questa maniera mi ha reso felicissimo. Un ritorno alle origini, quasi un omaggio alla prima trilogia. Insuperabile, a parere di molti, ma soprattutto a parer mio. Il primo Ratchet con questo titolo è risorto nel migliore dei modi. La riscrittura della storia per me ci sta tutta. Molti fan ricordo che si lamentarono per la mancanza di Derek come boss finale e della nefarious dipendenza che ormai affligge la saga. E io penso tuttora. E quindi? Non ha senso, ragazzi. Quando mai un fan di Mario si è lamentato per Bowser come nemico o un fan di Zelda per Ganon? Passiamo al podio che è meglio, va. Final Fantasy VII è, assieme agli altri due giochi sul podio, la definizione perfetta di remake. Tenere la stessa trama, cambiando piccoli espedienti o approfondendola maggiormente, come è stato per alcuni compagni di Barrett, aggiornando i personaggi, le ambientazioni e scoprendo nuove cose. Nel migliore dei casi si sperimenta un nuovo gameplay, e Final Fantasy è proprio quel migliore dei casi. La nuova formula funziona alla perfezione, si sposa con tutto ciò che vi ho detto prima. Già da quando sarebbe dovuto uscire pensavo che questo gioco avrebbe ricevuto i giusti riconoscimenti che meritava, e così è stato. L'anno scorso ha vinto migliore RPG, e c'erano dei colossi come Yakuza Like a Dragon e Persona 5 in mezzo. Alcuni fan sono rimasti scontenti del finale e di alcune piccole aggiunte alla trama. Io l'ho trovato un po' sciocco e immaturo prendersela per un'opera che, per dire la sua, oltre al nuovo DLC su PlayStation 5, avrà una seconda parte che uscirà a breve. Quindi, dobbiamo imparare ad avere pazienza. La medaglia d'argento va a Shadow of the Colossus, remake riadattato su PS4 con Bluepoint, la quale ha rifinito l'opera, aggiungendo contenuti extra e mosse nuove. Una delle cose che ho apprezzato di più sono le monete dorate da raccogliere nel mondo di gioco. Una volta prese tutte 79, Wander otterrà la spada di Dormin. Ci sono diverse citazioni ad Ico e a The Last Guardian, ma anche un costume alternativo per Wander. Come abbiamo capito, ha tante nuove chicche, ma anche la rifinitura grafica e prestazionale del titolo è da elogiare, soprattutto per quanto riguarda l'estetica della modalità foto, che a parer mio rende giustizia e permette ai giocatori di godere appieno il lato artistico del titolo, considerato già dai tempi il migliore mai fatto su PlayStation 2. Vince questa classifica, il vincitore di molti premi, Resident Evil 2 Remake, che, per chi ha un minimo di cultura videoludica, è un capolavoro sotto ogni punto di vista. Il titolo Capcom è stato premiato giustamente innumerevoli volte per il comparto audio spaziale e in alcuni casi per l'incredibile grafica dello spettacolare RE Engine o Resident Evil Engine, un motore grafico sviluppato dalla software house giapponese. Resident Evil 2 Remake, proprio come i predecessori di questa top, ha, secondo il mio gusto strettamente personale ovviamente, preso un prodotto già eccellente di suo e migliorato sotto ogni aspetto. È riuscita in un miracolo Capcom, perché è andata oltre l'immaginazione di tutti. Il passare dalla telecamera fissa alla terza persona
mantenendo un'elevata componente survival horror. Anzi, secondo me, la componente survival horror c'è più nel remake che nel primo titolo, ha reso questo titolo il Resident Evil meglio riuscito a livello tecnico e probabilmente, allo stesso tempo, anche il miglior remake. Niente ragazzi, questi erano secondo me i migliori 10 remake di sempre. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti, a quale avreste dato il primo posto, insomma. Non è perché io sono un fan di Resident Evil, attenzione, sono obiettivo, perché quando c'è da dire che Resident Evil è una merda, come per Resident Evil 6, l'ho sempre fatto e detto. Quindi non preoccupatevi, non è per quello. Semplicemente, veramente, hanno fatto qualcosa di mostruoso con Resident Evil 2, è stato riconosciuto anche dalle avversarie per quanto riguarda il Game of the Year del 2019. Mi ricordo che molte altre contendenti al Game of the Year del 2019 elogiavano Resident Evil 2. Le persone erano certe che in un certo senso avrebbe potuto vincere il gioco dell'anno. Poi vabbè ragazzi, c'è stato Sekiro che artisticamente anche è qualcosa di fuori di testa ed è stato anche uno dei miei videogiochi preferiti per la generazione PS4. Niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra.